È sempre una scimmia brutta, ma con un carinissimo vestitino addosso adesso. È come da quando da bambino vedevo il pasqualone, è una gioia vedere sto panino. Ma che ci faccio con questo? Tokyo! Tokyo è una città di luci e ombre. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Oggi in particolare scopriremo i fast food più buoni, quelli più cattivi, quelli più strani tutti. Allora, cominciamo questo giro con un fast food particolare. Tsukiya. E da Tsukiya c'è un uomo che è stato letteralmente confiscato a livello proprio fisico ed è obbligato a mangiare in quel fast food. E noi ci stiamo andando e mo ti raccontiamo pure sta storia, perché altrimenti pensi che siamo due matti. Tsukiya è donburi, più o meno. Cosa sono i donburi? O don, letteralmente ciotola. È una preparazione tipica giapponese composta da una base di riso in ciotola farcito con sopra quello che vuoi. C'è lo yakudon, o è pollo, c'è il katsudon e ti presento Tsukiya. Ti siedi dove ti pare e ordini da sti schermi qua. Io ho preso i gyudon, ma c'è anche la sezione topping e dove prendi le cose da aggiungerci sopra. Io ti ho promesso una confisca umana, quindi te la racconto. Parte tutto con un ragazzo sì. Che vuole giocare a Pokémon. Semplicissimo, però questo ragazzo di nome Manari non può permettersi la Switch. E quindi cosa fa? Decide di risparmiare soldi in qualche modo. Di base un suo amico gli consiglia di fare questo link affiliato di Mercari, che è un sito tipo Vinted, alla brutta, mettiamola così, dove se due persone si iscrivono entrambi ricevono 1000 yen, che sono circa 7 euro al prezzo di oggi. Onesto. Lui in cambio promette di mangiare solo da Tsukiya, cioè i soldi che guadagna con i 1000 yen li spende per mangiare. Apparizione in TV, lo intervistano. Esploso. Ti finiamo di raccontare la storia, intanto è arrivato il cibo. Questi sono i gyudon e il set mio, questo invece è il set di Andrea. Contate che sono 10 euro e stiamo mangiando in due. Lui adesso sta superando i 1000 giorni, continua a mangiare qui, a pubblicare scontrini ed è anche una questione di orgoglio giapponese, cioè mi sono prefissato una missione, non posso deluderti in nessuna maniera. Lui potrebbe prendere tutti quei soldi e prenderci una macchina. La qualità di Tsukiya tendenzialmente è media. È una scelta che fai anche sul funzionale, è poco costoso, rapido perché ce l'hai vicino all'ufficio, ti siedi, prendi la ciotola e vai, sacrificando magari un po' il gusto, perché siamo certi ci saranno bowl più buone di questa in Giappone. Che dici? Dimmi se te, ne parliamo qua sotto nei commenti, ci li diamo volentieri, perché io in realtà lo farei probabilmente, ma andresti a mangiare 3 anni in un fast food solo per una Switch? In Italia? Non è facile, perché in Italia non abbiamo la cultura dei fast food tanto ampia come qua. Non è buonissimo. Il riso è molto povero e la carne è un po' anche secchina. Non c'ho la risposta su che fast food andrei a provare in Italia, però tipo 3 anni di pizza al taglio per una Switch, per il meme, lo farei, sacrificando però la mia salute per sempre. È simpatica, quasi magica, la componente piccante e anche il cipollotto dice la sua, è ti dà quella scossetta. Ripetiamo che 5 euro tutta sta roba, in realtà perché no? Qua hai tutti gli ingredienti aggiuntivi, dressing che puoi mettere sopra. Alma ha detto di provare quello al sesamo, quindi è sempre una scimmia brutta ma con un carinissimo vestitino addosso adesso. In generale lo definirei come un fast food da battaglia. Vieni, mangi, ti spacchi, ciao. Proprio la carne comunque, che c'ha un sapore di carta vetrata. Ciotola di riso, non mettere mai le bacchette così, ricorderebbe le offerte di incenso per i morti e porta sfiga. La catena dove sto andando adesso è dovunque a Tokyo. Mos Burger, che è quella M là ed è quel locale là. I panini sembrano tutti piccoli, composti, c'è il plant base, poi un bel po' di fritti e la tessera punti di One Piece. Ho ordinato e credo che sia successa una cosa bella, se ho capito, però mo la scopriamo insieme. Mentre aspettiamo, che cos'è Mos Burger? Mountain Ocean Sun. Azienda giapponese, ce ne sono quasi 2000 nel mondo, da poco aperto nelle Filippine. Particolarmente famosa per essere attenta a quello che offre. E quindi adesso noi credo ci andiamo a scoprire proprio un bel fast food. È vero, esiste. Questa, sono riuscita a prenderla. Guarda com'è felice pure là. È una coperta. Ma quale sono riuscita? È un telo. Non c'è solo il telo, eh. Questa costava 5000 yen. Questa cosa, signori e signore mie, è di una delicatezza. Cominciamo dalle crocchette, con tanto di salsina da spremerci sopra. Ora ti faccio vedere. Praticamente la prendi, le avvicini alle crocchette e fai così. Vediamo di che sa.
Sono al pollo. Molto leggere. La padatura non è croccante, è molle. Sarebbe stato più divertente la mastica con il crunch crunch. Le salse veramente buone. La speziatura, cioè c'è una salatura bella pesante. Si va pure sul dolce. Sono più sapori insieme. Il pollo non sa di molto, ma è tenerissimo. In generale queste non tornerei a prenderle. Però bello provare qualcosa di nuovo. Pur non essendo buonissime, sono particolari, sono da provare. È come leggere un libro su un tema che ti piace tanto, ma scritto da una persona che scrive male. C'hai sto binomio. Mo proviamo il Green Burger, Plant Base. Anche questo, volendoci, puoi aggiungere le salse sopra. A livello di colori è anche invitante. Non è quel verde tossico. Il profumo è salubre. Cosa che so che non è proprio vera, ma è, te giuro, pare. Andrea l'ha appena definito un panino curato, è vero. Con questo non ci fai manco merenda, me ne servono 8 per essere sazio, considerando pure il prezzo. Però anche al morso, senti che è fatto a modo, è fatto a maniera. Davvero molto piccolo però, e il pomodoro è alto 30 cm, non è una fetta. Avresti potuto fare tu a casa. Non si sente il chimico. Una bella canzone in sottofondo, senza che sia un rave metal. Qui intorno ci sono un sacco di ragazze che lo stanno mangiando in maniera elegante, facendosi le foto per Instagram. Credo che il mood sia quello. Qui ho preso la versione burger manzo, però con cipolle e salsa violenta, con una bella miscela di spezie e profumi. Mi sembra che stiamo a fare degustazione del vino, ma nel senso, per un panino da fast food è un samurai, capito? Un samurai tra la plebe. Ci volevano sul dolciastro, il manzo ci sta veramente bene. Ti viene da mangiarlo elegante, un signorino. Perché veramente tutto quanto ti stimola all'essere piccoli morsi, all'essere nel loro mood. Ti direi, ha provato bello vero sto fast food, in effetti sono proprio contento di star qua. C'hanno pure le sorprese fighe, però i costi sono i costi e la quantità, la grandezza dei panini, oh. Ma che ci faccio con questo? Credo però allo stesso tempo che ingrandendo i panini e abbassando i prezzi si snaturerebbe troppo. Però ci pure che mi sta a battere i pezzi, ci sta a provare, fa proprio la romantica. Allora, la prossima cosa da provare è appunto più una cosa che un luogo. Sono dei simil pancake, che vanno tanto a Tokyo, a forma di moneta da 10 yen, riempiti di roba cremosa, più filante che cremosa. È questo qua, se vai in posti tipo Don Quixote lo trovi. Non credo siano buoni, però visto che siamo qua, proviamo. Uno costa 500 yen, cioè profumo di cialda quasi. Alla salute tua. Ma è proprio mozzarella, la mozzarella quella del discount, quella orribile di un discount in Transilvania probabilmente. Mamma mia, mi sento offendere l'Italia anche solo a masticarla. Un saluto agli amici di Battipaglia. La cialda è molto dolce, quindi il contrasto non è che proprio mi piaccia, mi ricorda la cucina coreana, eh. Bello il fatto che sia caldo, perché in bocca ti dà proprio una sensazione di coccole. Per il resto mai più grazie. Riconosco il fascino, di far così. Però allora a questo punto le fidanzi pure con una persona inutile e vuota. La esibisci ai party, alle feste. Ma poi, finimo sta manifestazione di superficialità e ci vediamo al prossimo posto. Stiamo andando da Freshness, una catena giapponese famosa per fare... per due cose. La prima è che comunque esiste, è una delle più giovani. Più giovani tra quelle già affermate. La seconda è che è un fast food che gioca molto sul... l'healthy, per così dire, cioè per la freschezza Freshness Burger, e addirittura per il modo quindi in cui fai bun, perché fai bun con la zucca invernale giapponese. C'è presente quello zuccone verde? Si chiama kabocha. Oh, ti presento Freshness Burger. Sembra caruccio, eh? Vabbè che so foto. Però questo è il menù, i panini sono veramente tanti, eppure le patate paiono caruccio. Allora, cosa ho preso? 3 panini e patatine. So che il loro punto forte è la carne di manzo, però non mi ispirava nessuno dei panini col manzo loro. Mi sembravano troppo... ma neanche basici, proprio banalotti rispetto alle altre offerte che c'hanno. Tipo, questo qua è un panino con la capasanta fritta. Dio mi sia testimone, quando andrò un giorno in un fast food straniero e trovo un panino così particolare accanto a uno brutto col manzo e scelgo quello col manzo, chiudiamo sto canale. Il profumo è di fritto sano. So che il sano è un'idea abbastanza vaga in realtà qua dentro, però sicuramente il concetto di fresco ce l'ha. Ma fai vero, è una capasantaccia, eh? Panini che vanno dai 3,50 ai 4 euro con queste salsette fresche fresche e questa insalatona che non sa di
fogliaccia brutta tenuta da dietro per sedere. Oh. Il pane ha una sua morbidezza, un suo racconto, però non abbastanza per essere particolare. È solo leggermente meglio di un bun da fast food classico alla Burger King. Ti confermo invece che la capatanta è proprio una bella idea. È resistente, è masticosa. Non sento per niente il mare, manco quello di vostro. Però la sua parvenza di affascinante ce l'ha. Guarda che ingenui che mi hanno portato il ketchup in questa cialdina piccola. Questo che assaggia le patatine loro. Mannaggia. Quasi zuccherine, la buccia, ma brutto. Questo invece è... pare un burger normale, no, perché è quello di soia con l'avocado. Mi pare giusto che in un fast food che punta a freschezza, benessere e cose, pure se abbiamo detto che vabbè, ci sia una scelta vegetariana, mi sembra una anche vegana. Guardo il cipollone, mi sento di dire una cosa a Freshness Burger. Carina sta tattica psicologica di mettere i bun piccoli e riempirli di roba, così sembrano grossi, ma non lo so, Rick. È un peccato perché li sbrodoli brutto. Mi servirebbero due... come si chiamano i... in Giappone te li danno spesso, soprattutto quando vai a mangiare il ramen. Il bavaglien. Oggi sto così, carino, come spuntino, non ti riempie assolutamente, ma proprio un milkshake probabilmente ti fa sentire più gonfio di questo. È veramente... ma neanche deludente, non è deludente, è più una musica in sottofondo, no? Che la senti ma non l'ascolti. Arriva, passa, se ne va. Avocado, davvero delusione, perché a Montesacro la Medico coltiviamo più buoni, guarda. Non c'è sapore, per un po' non c'è manco consistenza. È uno di quegli avocado che manco salutano. Li vedi per strada, se girano dall'altra parte, chi si è visto si è visto. Ho delle buone... un presentimento, un senso di ragno in positivo per il prossimo panino, perché... pollo fritto, è lui. E ti dico buon presentimento perché sembra effettivamente una fettina di pollo fritta nella maniera più reale possibile. Scopriamo se è vero. Mannaggia. Ah sì, è crudo. Questa luce non si vede bene, ma è proprio rosa, è crudo e sa di umidino. Proprio rosa, oh. Non abbastanza da rischiare di star male, ma abbastanza per non essere buono. Ma mi parti così bene? Con la cappasanta poi mi vai a discendere, ma no, ma giocatela meglio. È come un capodanno assurdo, baci il ragazzo o la ragazza della vita tua e poi il 1° febbraio te lascia. E il 1° marzo ti si schianta l'auto. Il sapore delle salse è ottimo, l'insalata è davvero fresca, cipolla incredibile, avocado e il resto della roba delusioni. Peccato perché addirittura qui il bun era pure più buono degli altri. Forse perché era tostato meglio, era... tra il croccante e il fragrante, era anche a livello di profumo proprio, sentivi pane, bello. Vabbè, niente regà, e bella croccantezza, bella fragranza, il resto. Andiamo a quello che già avevo visto che ci avrei dovuto portare, c'è solo uno a Toglio, però mi hanno raccontato che fanno un panino in particolare, veramente matto, e il nome di sto posto è... Exlat, te dicevo, che sta a Shinjuku, qui, dove fa un freddo cane, mi sto congelando le sinapsi. Perché questo posto è famoso? Perché fa dell'uovo il suo protagonista principale, lo dice pure il nome. Tanto più che Exlat punta su un tipo di fast food, un po' alla... soggesto. Ah, tutto tondo? No, è un'eleganza da ufficio. È una cosa che ti vai elegante là a mangiare. Vai là per dall'ufficio. E te lo presento, Exlat. Ti faccio vedere il menù, così decidiamo che prende. Non sono economici. Vengono tra i 7 e i 12 euro a panino, senza patatine. E eccoci qua, sono loro. Allora, ti devo dire, aspetto sagitta bondo. Sprizzano amore, questo è quello di Andre. Sbrighiamo a mangiarceli o li roviniamo. Questo costa quindi una 14ina di euro, poco meno. E forse un quarto d'ora per 4 panini a un fast food è un po' tanto. Soprattutto se nei pressi degli uffici, gente che va di fretta. Ma tant'è, andiamo all'assaggio. Sto panino è proprio carino. La wagyu non è wagyu, non è vero, è come il pistacchio di Bronte da noi. Fresco, cipoglioso, aglioso. Cioè spenderei 14 euro quasi, no? Ma sta botta di ovo pure, ma oh, maledetti per il prezzo, ma benedetti per tutto il resto. Poi lui, che praticamente è colazione inglese, perché abbiamo una salsicciona
con una salsa aggiunta alla honey mustard. Parere mio, il pane loro è il più buono. Dai, ma quanto... Cioè, ma... È come da quando da bambino vedevo il pasqualone, è una gioia vedere sto panino. Anche i profumi si sentono, si avvertono. Non mi sa troppo di industriale. Molto più di freshness. Mi sembra sozzo, ma molto più vero dei panini di freshness. La salsiccia c'ha la carne speziata, ma non tanto sul pepe. Questo dovrebbe venire tipo 6 euro, che per i prezzi dei fast food di Tokyo è tanto. A differenza di Mosso, che è l'unico fast food che per adesso avrei salvato del video, questi panini sono anche abbastanza grandi. Gli dai giù dei morsi. E che gli vuoi dire? Con sta fettona di cheddar, che pare uscita da un film di Wallace & Gromit. Bello. È semplice e zozzo. Un boy scout pervertito. Mo lui, il Firefox. Anche lui si 7 euro, è una delle proposte vegetariane di Exlat. Qui se guardi bello abbiamo la cipolla caramellata, abbiamo la sriracha e l'uovo devastato, bello, scrambled, brutto, burino. Oh! Dai, ma quanto sono proprio bravi! Qui è grasso e gentile. È un lottatore di sumo tutto sudato che ti viene incontro e ti dà una carezza. Lo senti che ti sta ingrassando a vista d'occhio, che è proprio unto? Però non ne avverti il peso. Il fatto che sia vegetariano è una cosa comodissima per chi ha fatto questa scelta, come Andrea, perché è obbligato a farla per qualche motivo di salute. Mi sta piacendo tantissimo. E anche questo a prezzi più della media dei fast food a Tokyo, ma accessibile. E calcola che questi panini li puoi prendere pure senza il pane. Piattone, ti aggiungono l'insalata, ti fai il pranzo, la colazione ricca, il brunch. Veramente carino, veramente simpatico. Il pane migliore di questo video. Mo' finimo e andiamo fuori a fare le nostre felici conclusioni. Oh, sono felicissimo. Exlat principalmente in realtà è diventato famoso in America, a Los Angeles, perché il creatore, metà filippino, metà americano, lo cominciò a portare in giro per il mondo. E non c'ero mai stato. Carino, veramente carino. Sicuramente costoso rispetto agli altri fast food di Tokyo. Caro per certi versi. Tu dici, ma scusa, ma lo pago quasi di più di un panino con la carne di un fast food d'accio brutto. Ma che carne te mangi là, che pane te mangi? Qua c'hanno sti brioche bun zozzi belli che... Approvato. Siamo stati da Sughiglia, preferivo prendere un tram in fascia sul raccordo. Siamo stati da, come si chiama, 100 yen a provare quel coso sì. Una mozzarella dentro, mamma mia, a due tram in faccia sul raccordo. Poi siamo stati da Freshness, che devo dire, ma perché è aperto? Cioè, sono contento che qualcuno ce la vuoi, sono contento che qualcuno ce la da mangiare, perché gli piace. Ma fosse aperta Roma, direi, hanno occupato uno spazio a buffo, potevamo farci uno stadio qua. Ehi, uno stadio no, però un Roma Shop sì che... Oh, ma a termine c'è sta crollare di ora, c'è sta crollare la Roma, e dai. Cosa sappiamo quindi di questo video? Exlat, nonostante i prezzi, provano una volta, e Moss, nonostante la quantità, provano una volta. Perché se è vero che Exlat, i prezzi sono un po' da Moss abbiamo dei panini che... Se hai una visione del fast food diverso dalla mia è pure comodo perché prendi un po' di tutto, assaggi un po' di tutto. Ma se invece le vuoi sfruttare, prendi un panino del sozzo, cavolo, sembrano dei macaroni. Oh, qualsiasi altra proposta c'hai qua sotto, grazie a tutti. Infatti sfido andare a Los Angeles a provare l'Exlat originale. Infatti sfido andare a casa di mio zio perché fa dei panini più grossi di quelli del Moss. Noi ci vediamo al prossimo video. State bene, fate sempre.